Buonasera a tutti. Eccomi ancora nel caldo a aggiornarvi in merito a quello che sta succedendo. Parlo di caldo perché oggi lo sento anch'io un pochino a Genova, ma poca cosa ancora, siamo sempre sotto i 30 gradi. Non così va detto per il resto della penisola, perché se si eccetto il nord-ovest, diciamo, alcune zone, le zone alpine, la parte alta della Pianura Padana, dove comunque inizia a fare caldo, si sente anche la combinazione dell'umidità relativa, ma parlando proprio di valori di temperatura, già arriva da Bologna verso la Romagna, da Firenze verso tutto giù lungo la penisola, oggi è stata una giornata veramente molto calda. Esattamente come dicevamo ieri, non si sono raggiunti picchi eccessivi, nel senso i 40 gradi si raggiungono, si sfiorano, ma non si superano in questo contesto. E parlo di tutti i capoluoghi, insomma, adesso non so, poi nella remota località situata in un particolare microclima. Diciamo che però oggi ha fatto veramente caldo. Roma fa 38 gradi, Roma urbe, quindi la rilevazione al di fuori del centro storico, quindi al di fuori della area fortemente antropizzata, sebbene dentro il raccordo. Foggia 40 anche, 40 gradi anche in altre zone della Puglia, che risulta mediamente, insieme al Lazio, anche la regione più calda in assoluto. È da un po' di tempo che così questo assetto peculiare sfavorisce determinate regioni, anche l'Umbria, come ho detto oggi, la Puglia perché è proprio la più sudorientale, è esposta ai venti caldi che arrivano dall'Africa, in parte che di caduta dall'Appennino, e le zone intere del Lazio e dell'Umbria, proprio la parte centrale con isoterme elevate, nelle aree lontane dal mare, si sente fortemente il caldo. E dicevo, la caratteristica di questa ondata è che comunque ancora perlomeno non ci sono i record, ma è lunga, lunga e persistente, e questa settimana comunque sarà per le aree della penisola grosso modo molto simile ogni giornata. Qualche volta ci saranno un paio di gradi in meno, poi un paio di gradi in più, ma la previsione per questa settimana è per le regioni che abbiamo menzionato, quindi tutta la penisola, diciamo, poi per il nord diciamo due cose in dettaglio, per tutta la penisola e la parte più sudorientale della Pianura Padana anche, non se ne esce, diciamo, il caldo sarà forte. Le temperature andranno frequentemente sopra i 35 gradi in molte aree. Una città come Roma varierà dai 35-38 gradi, sempre fino a domenica prossima. Quindi non serve che vi dica io come si starà in una città del genere. Io ci vivo anche, ho casa. Quindi la situazione di disagio c'è ancora. Non sono stati raggiunti valori anche di umidità relativa particolarmente elevati, stante una certa ventilazione e anche il fatto che l'anticiclone va a ondate, non c'è una campana altopressoria molto forte, perché comunque il nord è escluso, quindi non c'è stagnazione di tutte le quote della colonna d'aria, cioè, i modi subsidenti ci sono, ma non c'è poca, c'è una certa comunque ventilazione che salva per adesso dal disagio estremo, ma il caldo c'è. Ci sono state anche addirittura delle vittime in Puglia, poco fa, no, persone sensibili. Quindi, per tutta la settimana, questo sarà l'assetto bario predominante, con la tendenza anche tra mercoledì, giovedì e venerdì a espandersi verso nord, quest'area di alta pressione, o comunque l'avvezione calda, quindi con isoterma 1500 metri di quota superiore ai 20 gradi che abbiamo visto, sono la connotazione che distingue una avvezione calda africana. E poi in terza decade ho titolato questa bella carta, e veniamo alla carta. Poi in futuro farò anche diciamo, una spiegazione con più carte che si susseguono, ci vuole anche un po' più di tempo. Accontentatevi per adesso di questo, poi vi mostro tutte le altre carte in successione. Questa invece è la copertina dietro di me. Questa copertina ci dice il refrigerio. Queste che vedete sono tra
9-10 giorni, diciamo, nella terza decade, nel periodo 24, 25, 23, insomma, le anomalie di temperatura previste a 2 metri dal modello americano, quindi sono una proiezione lontana, però che viene intravista ormai da tempo. E guardate, siccome piace parlare sempre a tutti delle medie del periodo, guardate rispetto alle medie che cosa c'è, che core freddo che giunge semplicemente perché dal nord Atlantico si crea una corrente nord-occidentale che rinfresca le regioni italiane. Questa copertina è per dare risposta a chi chiede quando finirà. C'è al momento nei modelli una fine. Se così fosse, tenderebbe anche a raggiungere le regioni meridionali. Tutto questo però dalla prossima settimana, non questa in cui ci troviamo, che è appena iniziata e che probabilmente finirà come è iniziata. Le eccezioni saranno stasera, o meglio anche domani, temporali al nord, ma a nord intendo regioni alpine e tutt'al più le aree a nord del Po, e potranno essere anche violenti, come sempre. Questo perché quando un'infiltrazione fredda va di provenienza atlantica va a contatto con aria calda africana preesistente o che risale, comunque va incontro dalle regioni meridionali, dal Mediterraneo, risale verso le regioni settentrionali, come è successo ormai, con la caratteristica anche un po' delle ultime estate, di quella scorsa, ma anche di questa in particolare. Quando queste masse d'aria si scontrano, l'esito è sempre violento. Questo perché i valori di temperatura nella medio bassa troposfera, insomma, sono molto elevati, ma diciamo su tutta la colonna barica sono molto elevati. Quando c'è una massa d'aria africana che risale, che sormonta, vanno a scontrarsi con aree più fredde. L'esito è inevitabile: temporali violenti. Fatta questa eccezione, che poi si riassorbirà intorno a giovedì, mercoledì, giovedì, il resto sarà caldo di matrice anche africana. E così, e su questo dovremo poi basarci per prendere anche le precauzioni per le principali città. Non si scamperà, le temperature, ripeto, saranno tra i 35 e i 40 gradi nelle aree lontano dal mare, su tutta la penisola. E quindi su questo noi dovremo fare i conti. Poi le città collocate sul mare li cambia tutto, perché dipende dalla direzione del vento, potranno avere anche valori inferiori, ma ovviamente crescerà l'umidità. Adesso bando alle ciance, vi mostro qualche carta, perché è anche giusto, poi mi dicono che mostro solo una carta, però mi piace questa spiegazione davanti a una copertina. Ma poi, ripeto, faremo anche delle costruzioni più articolate anche sugli sfondi. Però adesso vi mostro questa immagine, eccola qua. Qui c'è una perturbazione, vedete? E man mano che si avvicina, che avanza verso est, inizia a formare questi cluster temporaleschi che si avvicinano pericolosamente alle Alpi occidentali, e questo qui qualcosa, ne faremo i conti anche con questo sulle regioni alpine. Per il resto regna il sole, ed andiamocela a vedere un attimo. Scusate, un po' di pubblicità. Ecco qua, sulla Svizzera già ci sono presenti forti temporali, ma già qualche precipitazione c'è tra Piemonte, cioè tra Val d'Aosta e Alto Piemonte Solano. Ma tutti questi temporali poi continueranno e si espanderanno verso tutte le regioni alpine dal Val d'Aosta, Alto Piemonte, e poi Lombardia, Trentino Alto Adige, Nord-Est. Insomma, ci sarà una nuova passata temporalesca in queste regioni, che però non dovrebbe sconfinare troppo verso il sud. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Vi ingrandisco un po'. Ecco qui, questa è la previsione del modello americano. Vedete la situazione attuale, come diciamo, una disposizione occidentale, che però con l'alta pressione nelle regioni meridionali e le isobare sono tutte queste colorai, vari colori, disposte, linee di geopotenziale, sono disposte da ovest verso est, e al nord. Il nord viene sfiorato da un'area di bassa pressione relativa. Ecco qui, vedete poi come tende ad andare, ma non entra nelle regioni italiane. Ma poi, ecco qua, siamo a giovedì, vedete l'anticiclone africano fa una puntata ancora più intensa a metà settimana, quella che vi dicevo. E qui le temperature potrebbero arrivare anche a 40 gradi in alcuni casi lungo la penisola, e si sentirà maggiormente il caldo al nord, c'è poco da fare. Poi continua ancora così, e poi inizia questa
Vedete questa direttrice nord-occidentale? Vedete come si abbassano i geopotenziali? I colori diventano meno rosso acceso e dal nord arrivano comunque impulsi perturbati che, seppur non entrando in pieno, creano una direttrice nord-occidentale. Eccola qua. Questa è la. Vedete? Che colori anche più chiari si abbassano. Geopotenziale direttrice nord-occidentale che potrà dare un refrigerio alle nostre regioni. E poi si continua un po' con un'alternanza, altre entrate da nord. Nord-ovest, insomma, qualcosa cambia, qualcosa cambia. È quello che vi dicevo, quindi. Quando finirà la domanda che tutti si pongono? Siamo a luglio, non è che finisce completamente il caldo, però il refrigerio, vedete, nella terza decade, dobbiamo pazientare almeno ancora una settimana, una linea di tendenza che vede correnti nord-occidentali, quindi ventilazione più fresca su tutte le regioni italiane potrebbe finalmente aver luogo con un contesto sempre estivo, ma che comunque si noterà parecchio la differenza. Ma questa settimana c'è poco da fare. L'assetto vede sempre depressione da questa parte e risalite calde da questa. C'è poco da fare, quindi dobbiamo aspettare. Voi seguite, continuate a seguire. Io vi sto aggiornando il più che posso. Un abbraccio a tutti, ma grazie del vostro contributo. In ogni caso siete veramente fantastici. Ciao, ciao.